Quanti anni trascorsi tra queste valli? Ogni pietra, ogni albero sembra quasi voler sussurrare: io, Pietro del Morrone, uomo di semplici e santi costumi, ho passato gran parte della mia vita tra questi monti e all'eremo di Sant'Onofrio, a me sempre caro. Tra la solitudine e il silenzio di questo luogo, un giorno vidi arrivare dei messaggeri. Da quel momento avrei dovuto sedermi sul trono di Pietro. Fu così, nel 1294, che ricevetti la notizia della mia elezione a Papa e divenni Celestino V. Vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Inferno 3, Dante Alighieri. Siamo entrati all'interno della chiesa di Santa Maria della Misericordia, ma quelle parole erano dedicate proprio a Celestino V. Antonio? Molto probabilmente quelle parole non parlano di lui. I versi con cui Celestino è più famoso forse in realtà alludono ad un'altra persona. L'uomo che Celestino era un uomo molto apprezzato da Dante, era Pietro del Morrone, il grande eremita. Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo. Il Signore è la mia illuminazione, è la mia salvezza. Cosa posso temere? Allora ti chiedo, perché proprio qui c'è stata questa grande concentrazione di persone che qui venivano ad ascoltare il silenzio della montagna come salvezza? Beh, il Celestino trova già il paradiso degli eremiti quando viene su queste montagne. Il circondario della Maiella del Morrone era già pieno di eremi da allora. Gli eremiti raggiungevano queste montagne proprio per un contatto più diretto con Dio, per una vita spirituale vissuta nel silenzio, nell'isolamento, nel deserto delle rocce. Ma chi era Celestino V? Celestino V era Pietro del Morrone, era un grande eremita che quando arriva a essere eletto nell'estate del 1294 era già un famoso santo, era già il fondatore di una congregazione di monaci. Lui è riuscito a riunire questi eremiti che vivevano su queste montagne e a portarli in un ordine monastico di benedettini riformati. Don Filiberto, grazie. Grazie per aver aperto le porte di questa meravigliosa chiesa. Che cosa ha rappresentato Celestino V per voi, parroci, per la chiesa, ma anche per il popolo? Io penso, per me, parroco, Celestino innanzitutto mi insegna che un uomo di fede innanzitutto deve ascoltare il Signore. E che luogo è meglio ascoltare il Signore, a volte ritirarsi. Ecco perché questi monaci si ritiravano nelle montagne, perché era un luogo di silenzio, è un luogo di ascolto. Una frase che mi piace tanto è quella di Paolo VI, che diceva che noi non dobbiamo essere maestri, ma dobbiamo essere testimoni. Celestino V era testimone, era perché testimone. Andava, faceva. Sì, era testimone. E la sua testimonianza ancora si vede oggi. È vero, e si vede proprio qui a Pacentro, perché ci sono ancora tanti giovani che sono devoti, però verso un'altra situazione, verso la Madonna Nera. Sì. Grazie Don Filiberto. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Antonio, ma che relazione c'è tra la Madonna Nera di Loreto, Celestino V e Pacentro? Pietro del Morrone era la persona a cui era stata affidata questa importante reliquia e poi lui viene nominato Papa. Non fa in tempo lui a stabilire dove nascerà la casa e la basilica della Madonna di Loreto, che oggi appunto è a Loreto. Però qui rimane la memoria. E non è un caso, ci troviamo proprio lungo la via Madonna di Loreto. Grazie Antonio. Ciao Massimiliano. E pensate che proprio qui c'è un rito dedicato alla Madonna e porta migliaia e migliaia di persone. E ci sono stato anche io. Oh, Simone! Come sta andando? Bene, tosta. Che cos'è per te la corsa degli zingari? Per me è tutto, è quello, è ciò che ogni pacentrano sogna di vincere. Allora, diciamo che io lo faccio con tanto di scarpe, loro a piedi nudi, vai, siamo arrivati e quando arrivi qui, grandissima soddisfazione. Sì. Simone, tra l'altro ti ricordiamo che tu sei il campione della scorsa edizione. Esatto, sì. Perché lo fai? È una cosa che lo sentiamo dentro, è un senso di appartenenza. Guardate loro da dove partono, praticamente dal tricolore. Io posso dire di averlo fatto sempre con le scarpe. Sono sceso lì, è ripidissimo, sì. Dove poi c'è ghiaia, ci sono, sì, sassi, tutto. Ci sono spini, c'è di tutto. Non è un sentiero battuto, cioè quello che trovi. E dell'edizione scorsa, una cosa che mi ha colpito particolarmente è proprio Simone e Ivo, sì. Che sono arrivati mano nella mano, tutto un po' come hanno fatto anche adesso. Sì. Tutto il percorso mano per la mano, infatti questo è un bel valore e deve essere
tramandato e continuato. Presidente De Gelis, venga qui. Allora, questa gara avviene da centinaia di anni. Di più, è una corsa plurisecolare, parliamo almeno di 700-800 anni. 35 partecipanti, non di più. Diciamo che quello è il termine massimo, o meglio il limite massimo, ma quest'anno abbiamo raggiunto 38 e più di 15 persone non hanno potuto gareggiare. Presidente, ma perché si chiama la corsa degli zingari? Si chiama così perché noi nel meridione usiamo questo termine come persona discinta, vestiti con pochi stracci, gente povera, e chi vinceva prendeva un telo di lana che veniva usato per il vestito della domenica. Voi avete trovato il modo di portare qui i turisti. La corsa la stiamo promuovendo nel mondo proprio per attirare turismo, e il turismo è vita sia economica che locale, che dà lavoro ai giovani del posto. Tutto ritorna, come quello che abbiamo detto prima con Don Filiberto. Abbiamo bisogno di testimoni e non di maestri. Grazie Presidente. Grazie a te. Grazie. Grazie di tutto. Adesso andatevi a cambiare, fa freddo, oppure volete correre ancora? Dai, direi una cosa, corriamo per il paese. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, 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 mi seguo, mi seguo. Presidente, che fa?